Dopo la conferenza stampa del consigliere Lucia Brescia sul porto turistico di Polignano prende in mano la questione direttamente il sindaco. Domenico Vitto ha scritto alla Fimco lamentando il mancato rispetto della Convenzione. L'11 febbraio ho scritto una lettera alla Fimco. Perché ci sono delle questioni nella Convenzione che sono poco chiare, perché a mio parere forse non sono state rispettate. Questa nota l'ho anche mandata ai rappresentanti del Comune, ai due componenti che fanno parte del Consiglio di amministrazione, perché è giusto che anche loro fanno luce su queste questioni. Che cosa c'è in particolare che non la convince? Allora, uno bisogna capire quel 5% come e quando è stato ridotto, perché nella convenzione è chiarissimo, il 5% è inattaccabile sia da perdite che da aumento di capitale, solo che noi ci siamo ridotti a uno 0,000 e bisogna capire il perché. Poi 40 posti barca, perché io sento che forse non vogliono essere riconosciuti perché ci vogliono le licenze. Nella convenzione parla di posti barchi da dare al comune di Polignano a mare. Non si sapeva a chi darli, quindi i 40 posti barca erano indirizzati al comune e anche qui bisogna capire. Dopo le polemiche sui membri del CDA nominati dall'ex sindaco poco prima delle elezioni, Domenico Vitto non si scompone, anzi li provoca a camandoli direttamente in causa nella risoluzione del problema. Io sto mettendo alla prova queste nomine se realmente sono di fiducia del comune. Io a loro ho mandato la stessa nota, gli ho scritto qualche giorno fa chiedendogli che in base a questa nota mandata quali sono le risposte che loro hanno perché ci sono dei verbali dove c'è la diminuzione del nostro 5% non c'è traccia nel nostro comune voglio capire questi verbali dove sono. Intanto i lavori al porto proseguono spediti per rispettare la consegna del maggio prossimo.